bisognerebbe fare una campagna in effetti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, perché sostanzialmente è sì vero che i grossi evadono tanto, ma è pur vero che tanti piccoli imprenditori assieme evadono moltissimo. Noi siamo ben coscienti delle difficoltà contingenti di questo momento storico, di una crisi di liquidità che coinvolge soprattutto le piccole e medie imprese, che poi sono il tessuto sociale dell'Italia che lavora, dell'Italia che va avanti nel mondo. Ciononostante siamo anche coscienti del costo del lavoro eccessivo. Oggi una piccola impresa, per mantenere un dipendente in regola, tra virgolette in regola, comunque deve sopportare degli oneri e dei costi sociali, contributivi, previdenziali, assistenziali non indifferenti. È pur vero che però l'evasione si comincia a combattere dallo scontrino fiscale, perché sostanzialmente la mancata emissione dello scontrino fiscale potrebbe, tra virgolette, anche celare ulteriori tipologie di frode. Ad esempio, quale interesse potrebbe avere un'azienda a non emetterle, se non quella di aver comprato, faccio per dire, verso nero, o nel caso di prodotti agroalimentari, prodotti non sicuri, merce contraffatte per quanto riguarda i più grossi brand, i più grossi marchi italiani, oppure per occultare comunque dei ricavi al fisco, ad esempio per pagare un dipendente in nero. Quindi è una fenomenologia, una tipologia di frode che bisogna comunque guardare con molta attenzione, perché potrebbe comunque celare ulteriori frodi magari più articolate.